Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo Spirito. Veramente possiamo ripetere col Cantico dei Cantici: acque multe non potuerunt estinguere caritatem. Nonostante questa pioggia, siamo tutti qui. Presbiterio innanzitutto unito e il popolo santo di Dio, che sente la responsabilità di appartenere a questa Chiesa e sente anche la gioia di ritrovarsi insieme. Tutto questo accende il cuore di tanta speranza e ci incoraggia nel nostro cammino di Chiesa di Dio, di popolo suo. Chiediamo perdono al Signore, perché è vero, l'amore copre una moltitudine di peccati, ma l'intelligenza ci fa riconoscere che abbiamo peccato.
Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e intenzioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi e a voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Padre, che hai consacrato il tuo unigenito Figlio con l'unzione dello Spirito Santo e lo hai costituito Messia e Signore, concedi a noi, resi partecipi della sua consacrazione, di essere testimoni nel mondo della sua opera di salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia.
Lo Spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione. Mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l'anno di grazia del Signore, il giorno di vendetta del nostro Dio, per consolare tutti gli afflitti, per dare agli afflitti di Sion una corona invece della cenere, olio di letizia invece dell'abito da lutto, veste di lode invece di uno spirito mesto. Voi sarete chiamati sacerdoti del Signore, ministri del nostro Dio sarete detti. Io darò loro fedelmente il salario, concluderò con loro un'alleanza eterna. Sarà famosa tra le genti la loro stirpe, la loro discendenza in mezzo ai popoli. Coloro che li vedranno riconosceranno che essi sono la stirpe benedetta dal Signore. Parola di Dio. Canterò per sempre l'amore del Signore. Canterò per sempre l'amore del Signore. Ho trovato Davide mio servo, con il mio santo odio l'ho consacrato. La mia mano è il suo sostegno, il mio braccio è la sua forza. Canterò per sé. La mia fedeltà e il mio amore saranno con lui, e nel mio nome si innalzerà la sua fronte. Egli mi invocherà, tu sei mio padre, mio Dio e roccia della mia salvezza. Canterò per sempre l'amore del dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Grazia a voi e pace da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti e il sovrano dei re della terra. A colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre. A Lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo trafissero. E per Lui tutte le tribù della terra si batteranno il petto. Sì. Amen. Dice il Signore Dio, io sono l'Alfa e l'Omega, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Parola di Dio. Gloria a Dio Cristo, Re di eterna
Il Signore sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù venne a Nazaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me». Per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore. Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato». Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. Siamo qui, il popolo santo di Dio, nella nostra unzione e consacrazione profetica, sacerdotale e regale. Come Chiesa in cammino sentiamo sempre più la forza di questa unzione e anche la responsabilità della nostra consacrazione, secondo le specifiche vocazioni ricevute, da quella al ministero ordinato, alla consacrazione nella vita religiosa, alla vita coniugale, alla consacrazione nel mondo, all'opera di Cristo e del Vangelo. Ogni battezzato vive nel mondo la sua consacrazione battesimale, che poi si specifica nelle diverse chiamate o semplicemente nella chiamata ad appartenere a Gesù Cristo. Noi siamo questo popolo che sente l'unzione e cresce anche nella sua responsabilità, pensando alla consacrazione. Perciò il testo di Isaia, proclamato nella prima lettura, poi
proclamato ancora da Gesù nella sinagoga di Nazaret, vogliamo ascoltarlo, guardando il Messia e sentendoci anche noi popolo messianico. Guardiamo il Messia, guardiamo il Cristo, ma sentiamo di appartenere a Lui e con Lui formare il popolo messianico. Una significazione nascosta nella teologia del corpo e del corpo mistico è anche questa. Quel mistico non sta a indicare una aleatorietà del nostro corpo o una significanza qualsiasi. Quel mistico sta a significare anche questo. Noi siamo il corpo del Messia. E quella misticità del corpo del Messia ci viene dalla unzione del Santo Spirito. Come popolo, come corpo, come battezzati. E allora ascoltiamo soprattutto la proclamazione di Isaia in questa dimensione di popolo messianico. Poi guarderemo alla sinagoga di Nazaret per vedere lì il Messia, in cui la scrittura si realizza e realizzandosi in Lui e per Lui si compie veramente anche per noi. E in questa proclamazione di Isaia innanzitutto c'è questo verbo portare il lieto annunzio, tre parole italiane per dire evangelizzare, tre parole italiane per dire nella lingua ebraica bissar. E questa evangelizzazione, questo evangelizzare, questo bissar, questo portare il lieto annuncio contiene tutte le altre operazioni. Le operazioni che seguono dell'unto del Signore e del popolo messianico non sono da aggiungere all'evangelizzare, sono nell'evangelizzare. Fasciare le piaghe, proclamare la libertà, proclamare l'anno di grazia, consolare gli afflitti, non sono una somma di azioni del popolo messianico del Messia, sono tutte comprese e hanno la loro fonte nel portare il lieto annunzio. Chi porta il lieto annunzio consola, chi porta il lieto annunzio promulga l'anno di grazia, chi porta il lieto annunzio proclama la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, come ha fatto Cristo. Tutto questo è il Vangelo. E tutta questa è la nostra opera di evangelizzazione. E qualsiasi cosa contraddice a fasciare le piaghe, a proclamare la libertà, a promulgare l'anno di grazia, a consolare, ci dobbiamo fermare. Perché stiamo tradendo quello per cui noi siamo stati non semplicemente mandati, ma consacrati, unti come il Messia di Spirito Santo. Questo testo di Isaia che vediamo sulla nostra vita di popolo santo di Dio, in qualche modo mi piace dire che porta anche a compimento il nostro cammino quaresimale penitenziale che abbiamo vissuto sicuramente come comunità e anche personalmente. Ecco, quei tre passaggi così belli, no? La cenere, il lutto e lo spirito mesto. Ho detto prima questi tre passaggi che in qualche modo qualificano il cammino penitenziale. La nostra quaresima è iniziata con la cenere in testa. E diceva il santo vescovo Don Tonino Bello, la quaresima inizia con la cenere in testa e finisce con l'acqua che lava i piedi. Dalla testa, la cenere, all'acqua sui piedi. Lui era maestro di questi giochi di parole che sono anche però tessitura esistenziale della vera vita cristiana. Ma attenzione, cenere, lutto, spirito mesto sono sostituite. Ecco, giustamente la nostra traduzione italiana dice una corona invece della cenere.
Voglio dire tizia invece dell'abito da lutto. Veste di lode invece di un cuore, di uno spirito mesto, perché c'è la parola ebraica ruach. Ma volendo essere proprio legati alla lettera, perché la lettera uccide quando non sprigiona lo spirito. Invece la lettera, come dice San Francesco, ti mette nella radicalità della parola, nella concretezza della parola. Ora questo invece che abbiamo in italiano, nella lingua originale, è una parola, una delle prime che si impara per chi fa il corso di ebraico, takat, che significa sotto. Ora una corona sta sotto la cenere ed emerge terminando il cammino penitenziale. Non è un semplice invece, è un emergere dalla cenere la corona. E qui è la corona della nostra regalità. Noi siamo re per il nostro battesimo. Poi l'olio di letizia che emerge, sta sotto l'abito da lutto. E qui siamo nella dimensione della nostra profezia, perché l'olio di letizia è la consacrazione profetica di chi porta il Vangelo, di chi porta il lieto annunzio, e non può presentarsi come una persona che è perennemente in lutto. Deve mostrarsi e presentarsi con abiti di festa per annunciare il Vangelo che è gioia. Pensiamo alle vesti bianche del trasfigurato, pensiamo alle vesti bianche degli angeli e di quelli che accolgono le donne al sepolcro, pensiamo alle vesti bianche di Gesù, pensiamo alle vesti bianche dell'uomo dell'Apocalisse, pensiamo alla nostra veste bianca battesimale, veste di lode invece di uno spirito mesto. Ecco, sotto lo spirito mesto, ecco, stava maturando ed è maturata la lode, la gioia del popolo sacerdotale. Perché dico questo? Perché questo accanirmi sulla parola sotto anziché invece? È perché mentre noi facciamo penitenza, lo spirito lavora dentro di noi. Se facciamo vera penitenza, vera umiliazione, vero lutto, se il nostro spirito riconosce in umiltà di essere povero senza la presenza di Dio, lo Spirito Santo lavora dentro di noi, per cui al momento opportuno emergerà la corona della regalità, emergerà l'olio della profezia, emergerà la veste sacerdotale. Ora, tutto questo, ecco, ci fa sentire un popolo consacrato. E infatti qui Isaia, ecco, non si ferma al singolo Messia, ma già presenta una lettura del popolo, perché subito dopo dirà: voi, non il Messia, il Messia siete voi, voi siete il popolo messianico, voi sarete chiamati sacerdoti del Signore, ministri del nostro Dio sarete detti. E continua poi da una lettura che sembrava al singolare a una lettura al plurale. E questo popolo è la stirpe benedetta dal Signore. Ma questa stirpe benedetta che cosa scopre? Qual è la fonte della benedizione? È l'amore di Dio che è stato rivelato in Gesù Cristo. E qui abbiamo la pagina dell'Apocalisse. A colui che ci ama, cioè Cristo, e che ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, ha offerto la sua vita per la nostra riconciliazione, e che ha fatto di noi un regno. Cristo predica il regno. Cristo costituisce il gruppo dei suoi al servizio del regno, ma ci sta costituendo come regno. Sì, noi siamo in rapporto al regno come segno e strumento, sì, ma attenzione a non limitare il nostro essere chiesa alla strumentalità.
quando alla fine Cristo presenterà il regno al Padre, chi presenterà? Presenterà anche noi che abbiamo lavorato per il regno e abbiamo costituito sulla terra il popolo del suo regno e abbiamo chiesto ogni giorno venga il tuo regno. Cristo sommo sacerdote ci presenterà come il regno, perché noi possiamo entrare nel regno eterno del Padre. Il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo. Ecco il percorso nella storia dell'opera di Dio. Ma questo regno che si avvicina poi sarà il regno consegnato al Padre dal Figlio che compie la sua missione. E questa formula dell'Apocalisse è una dossologia, è una lode a colui che ci ama e ha fatto tutto questo, cioè Cristo. A lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. E noi, popolo sacerdotale, rispondiamo Amen. Ma il nostro Amen di popolo sacerdotale si radica nel sommo sacerdozio di Cristo. Il nostro Amen è nell'Amen di Cristo. La nostra lode è nella lode di Cristo al Padre. Il nostro amore adorante è risposta all'amore di riconciliazione e di sacrificio che Cristo ha dato e ha offerto per ognuno di noi, perché fossimo il popolo sacerdotale. Carissimi sacerdoti ordinati, ministri, ecco, il nostro Amen a questo punto deve caricarsi di una responsabilità. È la responsabilità di chi aiuta il popolo affidatogli a sentire l'amore di Cristo e a raccogliere la lode che il popolo santo di Dio dà come risposta all'amore di Cristo. Sentiamo il nostro ministero in questa mediazione dell'Amen di chi aiuta a scoprire l'amore e dell'Amen di chi aiuta a rispondere all'amore. È un compito che ci appartiene. Tutti devono rispondere con l'Amen all'amore, ma noi siamo chiamati a far sentire questo amore e a raccogliere la lode. Presiedere una comunità significa questo, far sentire l'amore e raccogliere la lode all'amore. Ricordiamoci, ogni qualvolta iniziamo la celebrazione, noi siamo chiamati a far sentire l'amore e a raccogliere la lode all'amore di Cristo, che ha dato la sua vita per noi. Ma l'Apocalisse, pensando e contemplando la consegna del regno al Padre, alla fine vede l'umanità raccolta nel suo pentimento, ma raccolta nella percezione della sproporzione tra l'amore glorioso di Dio e la piccola risposta del nostro amore nella lode che sappiamo dare al Signore. E a quel punto, a quell'Amen, si aggiunge qualcos'altro, che Cristo ha aggiunto e noi dobbiamo aggiungere. Sì, Amen. Sì, Amen. Perché in quell'Amen che chiude la dossologia c'è la partecipazione corale del popolo alla glorificazione dell'amore. Qui c'è la partecipazione corale di chi nella sua vita ha detto il suo sì alla chiamata. Non possiamo nasconderci nell'Amen corale, dobbiamo anche tener conto del sì della nostra specifica chiamata. E qui ovviamente un richiamo spirituale ai sacerdoti ordinati, ai consacrati, alle consacrate, ai coniugati nel sacramento del matrimonio e a quanti sentono di rispondere con la propria vita al Signore che personalmente li ha chiamati. Sì, è una risposta personale. Cristo ha risposto personalmente al Padre e poi ci ha raccolti come regno. Noi dobbiamo rispondere personalmente a Cristo, sì, e dobbiamo poi come popolo
raccogliere la lode, ma la responsabilità personale non si può confondere e tantomeno nascondere nella coralità della lode del popolo. E questo è il grande equilibrio che dobbiamo avere anche quando siamo nella liturgia. La nostra coralità nasce dal sì del nostro cuore. La partecipazione alla lode dell'assemblea, alla celebrazione dell'assemblea, è sempre fondata sul sì che personalmente abbiamo detto e quotidianamente diciamo al Cristo. Ecco allora Cristo nella sinagoga. Gli occhi di tutti erano fissi su di Lui. Sì, perché il nostro sì è a Lui, è alla Sua persona, è alla Sua presenza, è alla Sua chiamata, è alla Sua offerta, è alla Sua croce. Sì, il nostro sì è alla Sua croce. E non possiamo fermarci nel percorso, non possiamo limitare il sì ad alcuni momenti della nostra vita. Il sì arriva fino sotto la croce. Come Lui ha detto sì al Padre fino alla croce. E noi non possiamo fermarci prima. Non possiamo arrenderci. Dobbiamo seguirlo fino in fondo. Ci attarderemo, cadremo, arriveremo affaticati e stanchi, ma è il nostro sì. Di consacrazione e di offerta in tutte le nostre vocazioni deve giungere fino alla fine. Fino al mistero della croce, che è l'ora in cui si svela la fedeltà del Figlio al Padre e l'ora in cui si svela la nostra fedeltà a Cristo. In questa sinagoga che Gesù riprende per sé, Messia, unto, sacerdote, re e profeta, riprende il testo di Isaia e si ferma. Si ferma in questo testo a proclamare l'anno di grazia. C'è portare il lieto annunzio, ci sono le azioni comprese nel lieto annunzio, ma si ferma lì, si ferma la sua persona. Perché ha di fronte chi è chiamato ora a dire il suo sì. E si ferma con questa espressione, proclamare l'anno di grazia del Signore. Inizia un tempo nuovo, è iniziato un tempo nuovo, che non è un semplice giubileo che celebreremo, se Dio vuole, l'anno prossimo, e molto di più. Questa espressione va scavata. Che significa anno di grazia? Ecco, stando sempre alla lettera del testo e non confondendo le parole, e qui non è la caris, no? Qui è l'anno dectos. Dico queste parole non per pensare di stare a scuola, no, per scavare con voi nel testo. E quel dectos viene, potrebbe essere tradotto, un anno gradito. Ora Cristo è venuto a inaugurare un anno, un tempo, un'era gradita al Padre. Innanzitutto, anno di grazia significa questo, un tempo, un'era, un'epoca, fino alla fine dei secoli, che è gradita al Padre. E infatti il Padre, come nel Vangelo di Luca, quando al battesimo, dove c'è l'effusione dello Spirito, dice, in Lui ho posto il mio compiacimento. È Lui che mi dà gioia, è Lui che mi dà soddisfazione, un tempo gradito perché il Figlio è gradito. Però questo dectos, gratus in latino, gradito, è una parola che viene da un verbo che oggi ci siamo stancati di sentire in italiano, accogliere. Ci siamo stancati, sta accogliendo ogni momento. Andiamo per ordine. Decomai è il verbo fondativo del discepolo. Se tu non accogli Cristo, non sei suo discepolo. Se non accogli il Vangelo, non sei suo discepolo.
Per cui un tempo di grazia dalla parte nostra è il tempo dell'accoglienza di colui che è l'unico gradito veramente al Padre, è l'unico nel quale il Padre trova la sua compiacenza. Allora il nostro sì a Cristo, ecco, diventa un sì per entrare con Lui nella compiacenza del Padre. Noi, nella nostra piccolezza, diciamolo pure, gradiamo Cristo, ci piace Cristo, non lo so. Ma dobbiamo entrare in questa compiacenza, se no non entreremo nella compiacenza del Padre. Dobbiamo gradire il Vangelo di Cristo, dobbiamo gradire i doni di Cristo, se no questo tempo di grazia non inizierà mai per la nostra vita. Sarà un tempo di grazia intorno a cui giriamo e passiamo il tempo e ci trastulliamo e facciamo passare gli anni e arriviamo alla vecchiaia, ma ancora non abbiamo gradito colui che è il gradito del Padre. Allora quest'anno di grazia dice molto di più di quello che potremmo noi superficialmente pensare. Non è l'anno dell'effusione della grazia, è l'anno in cui il Figlio inaugura i tempi del gradimento di Dio, del Figlio suo e dell'umanità che è unita al Figlio suo. Allora gli occhi di tutti erano fissi su di lui nella sinagoga, e anche questi erano fissi. Ecco, siamo entrati nel percorso sinodale nella lettura sapienziale. Ecco, questa fissare gli occhi su Gesù non è un tempo di staticità. Anche qui la parola, diciamo direttamente in italiano, significa intuire attentamente cosa mi dice quella persona. Ora, la nostra lettura sapienziale della vita della Chiesa, del territorio in cui abitiamo, dei tempi nuovi che viviamo, deve fare questa operazione che, se la riesce a fare con Cristo, la riesce a fare anche con la storia. Guardare con quella attenzione che ti permette di entrare nel mistero, intuire, entrare nel mistero, guardare con attenzione il mondo che ci circonda, perché possiamo entrare nelle dinamiche e nelle logiche del mondo che ci circonda. Però ci entriamo con questa intuizione del cuore di Cristo. Entrare nel cuore di Cristo per entrare nelle dinamiche della storia. Questa è in sintesi la lettura sapienziale. Non entriamo nella storia da sprovveduti o da sociologi. Entriamo nella storia con questo esercizio continuo di chi attentamente entra dentro il mistero di Cristo. E questo è per tutti, per i ministri ordinati, per quello che compete a loro. Una piccola responsabilità in più ce l'abbiamo sempre anche noi. Aiutiamo il nostro popolo non a fissarsi su Cristo, ma dinamicamente entrare nel mistero del cuore di Cristo. Amen. Prima di rinnovare le promesse sacerdotali davanti al popolo santo di Dio, vogliamo, come sempre, dare alcuni annunci che riguardano il presbiterio, riguardano i nostri sacerdoti. Annunci di gioia e di gratitudine, annunci di dolore e di gratitudine ancora. Innanzitutto, il 20 luglio, nella Chiesa Cattedrale,
alle 18:30 il nostro diacono Don Felice D'Amato sarà ordinato presbitero. Appuntate questa data, 20 luglio, sabato. Poi, sempre nella gioia, grata, ricordiamo quest'anno 2/50 di anniversario di ordinazione sacerdotale. Don Valentino di Napoli, che fu ordinato il 23 giugno 1974, e Don Stefano dell'Angelo, che fu ordinato il 29 giugno 1974. Ricordo di dolore, ma sempre di gratitudine. Quest'anno ci hanno lasciati due santi sacerdoti, Monsignor Vincenzo Malgieri, parroco di Caposele, e Monsignor Donato Cassese, vicario generale e parroco di Sant'Andrea di Conza. E anche due religiosi di cui abbiamo avuto notizia. Va bene, Padre Emidio, che tutti abbiamo conosciuto, fino all'anno scorso era in mezzo a noi, Padre Emidio Cappabianca dei Padri Cappuccini, del convento di Gesualdo, e Padre Antonio Maria Santoro, un francescano dell'Immacolata, che alcuni anni fa è stato qui in mezzo a noi e ha esercitato il suo ministero. Figli carissimi, nella memoria annuale del giorno in cui Cristo Signore comunicò agli Apostoli e a noi il suo sacerdozio, volete rinnovare le promesse a suo tempo fatte davanti al vostro Vescovo e al popolo santo di Dio? Sì, lo voglio. Volete unirvi e conformarvi intimamente al Signore Gesù, rinunciando a voi stessi e rinnovando i sacri impegni che, spinti dall'amore di Cristo, avete assunto con gioia verso la sua Chiesa nel giorno della vostra ordinazione sacerdotale? Sì, lo voglio. Volete essere fedeli dispensatori dei misteri di Dio per mezzo della Santa Eucaristia e delle altre azioni liturgiche e adempiere fedelmente il ministero della parola di salvezza sull'esempio di Cristo, capo e pastore, lasciandovi guidare non da interessi umani, ma dall'amore per i vostri fratelli? Sì, lo voglio. E voi, figli carissimi, pregate per i vostri sacerdoti. Il Signore fonda su di loro l'abbondanza dei suoi doni, perché siano fedeli ministri di Cristo, sommo sacerdote, e vi conducano a Lui, unica fonte di salvezza. Per i nostri sacerdoti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. E pregate anche per me, perché sia fedele al servizio apostolico affidato alla mia umile persona, e tra voi io diventi ogni giorno di più immagine viva e autentica di Cristo sacerdote, buon pastore, maestro e servo di tutti. Per il nostro Vescovo Pasquale preghiamo. Ascoltaci, Signore. Il Signore ci custodisca nel suo amore e conduca tutti noi, pastori e gregge, alla vita eterna. Amen.
Fratelli e sorelle carissimi, invochiamo lo Spirito Consolatore, perché tutti coloro che saranno unti con quest'olio siano liberati dal peccato e ricevano consolazione e vita. O Dio, Padre di ogni consolazione, che per mezzo del tuo Figlio hai voluto recare sollievo alle sofferenze degli infermi, ascolta la preghiera della nostra fede, manda dal cielo il tuo Spirito Santo Paraclito su questo olio, frutto dell'olivo, nutrimento e sollievo del nostro corpo, e fondi la tua santa benedizione. Perché quanti riceveranno l'unzione ottengano conforto nel corpo, nell'anima e nello spirito, e siano liberati da ogni malattia, angoscia e dolore. Questo dono della tua creazione diventi olio santo da te benedetto per noi. Nel nome del Signore Gesù Cristo, che vive e regna con te per tutti i secoli dei secoli. Amen. Fratelli e sorelle carissimi, invochiamo lo Spirito Consolatore perché i catecumeni, unti con questo olio, siano forti nella lotta contro il male e fedeli nella sequela di Cristo. O Dio, sostegno e difesa del tuo popolo, benedici quest'olio nel quale hai voluto donarci un segno della tua forza divina. Concedi energia e vigore ai catecumeni che ne riceveranno l'unzione, perché illuminati dalla tua sapienza comprendano più profondamente il Vangelo di Cristo, sostenuti dalla tua potenza, assumano con generosità gli impegni della vita cristiana, fatti degni dell'adozione a figli, gustino la gioia di rinascere e vivere nella tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Fratelli e sorelle carissimi, rivolgiamo la nostra preghiera a Dio Padre Onnipotente, perché benedica e santifichi quest'olio misto a profumo, e coloro che ne riceveranno l'unzione siano interiormente consacrati e resi partecipi della missione di Cristo Redentore. O Dio, fonte prima di ogni vita e autore di ogni crescita nello Spirito, accogli il gioioso canto di lode che la Chiesa ti innalza con la nostra voce. Tu, in principio, facesti spuntare dalla terra alberi fruttiferi e tra questi l'olivo, perché dall'olio fluente venisse a noi il dono del crisma. Profeta Davide, misticamente presago dei sacramenti futuri, cantò quest'olio che fa splendere di gioia il nostro volto. Dopo il diluvio, lavacro espiatore dell'iniquità del mondo, la colomba portò il ramoscello d'olivo, simbolo dei beni messianici, e annunziò che sulla terra era tornata la pace. Nella pienezza dei tempi si sono avverate le figure antiche, quando, distrutti i peccati nelle acque del battesimo, l'unzione dell'olio ha fatto riapparire sul volto dell'uomo la tua luce gioiosa. Mosè, tuo servo, per tua volontà purificò con l'acqua il fratello Aronne e con la santa unzione lo consacrò sacerdote. Il valore di questi segni si rivelò pienamente in Gesù Cristo, tuo figlio e nostro Signore. Quando egli chiese il battesimo a Giovanni nelle acque del fiume Giordano, allora tu hai mandato dal cielo in forma di colomba lo Spirito Santo e hai testimoniato con la tua stessa voce che in lui, tuo figlio unigenito, dimora tutta la tua compiacenza. Su di lui, a preferenza di tutti gli altri uomini, hai effuso l'olio di esultanza, profeticamente cantato da Davide. Ora ti preghiamo, Padre, santifica con la tua benedizione quest'olio, dono della tua provvidenza, impregnalo della forza del tuo Spirito e della potenza che emana dal Cristo, dal cui santo nome è chiamato Crisma, l'olio che consacri i sacerdoti, i re, i profeti e i martiri. Confermalo come segno sacramentale di salvezza e vita perfetta per i tuoi figli, rinnovati nell'acqua spirituale del battesimo. Questa unzione li penetri e li santifichi, perché liberi dalla nativa corruzione e consacrati tempio della tua gloria, spandano il profumo di una vita santa. Si compia in essi il disegno del tuo amore e la loro vita integra e pura sia in tutto conforme alla grande dignità che li riveste come re, sacerdoti e profeti. Quest'olio sia crisma di salvezza per tutti i rinati dall'acqua e dallo Spirito Santo, li renda partecipi della vita eterna e commensali al banchetto della tua gloria. Per Cristo nostro Signore. Ricordo ancora, come già l'anno scorso, che l'olio viene in parte dagli uliveti di Capaci a Palermo, piantati dove ci fu la strage che uccise il giudice Falcone e che già dall'anno scorso la Polizia di Stato regala a tutte le diocesi italiane.
e poi l'altra parte dell'olio viene dalla comunità parrocchiale di Calabritto. Il profumo invece è anch'esso un altro segno, perché viene dalla diocesi di Locri Gerace ed è stato coltivato il bergamotto nelle terre sequestrate all'Andrangheta e ora lavorato da cooperative e da comunità che cercano di far rinascere quei territori. E anche qui ringraziamo, come ogni anno ormai da tanti anni, la diocesi di Locri Gerace per questo segno di comunione con tutte le diocesi italiane. Presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna, per il tuo riservo del Signore. Benedetto sei tu, Signore, mio Dio, per la tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e della vita di te. Lo presentiamo a te perché diventi per noi chiamata di salvezza, per il riservo del Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva la tua grazia, sacrificio, alla gloria del suo nome, e il nostro tutta la sua santa chiesa. La potenza di questo sacrificio, Signore, cancelli l'antica schiavitù del peccato e faccia germogliare in noi la novità
di vita e salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Con l'unzione dello Spirito Santo hai costituito il tuo Figlio unigenito, mediatore della nuova ed eterna alleanza. E con disegno mirabile hai voluto che il suo unico sacerdozio fosse perpetuato nella Chiesa. Egli comunica il sacerdozio regale a tutto il popolo dei redenti. Nel suo amore per i fratelli sceglie alcuni che, mediante l'imposizione delle mani, rende partecipi del suo ministero di salvezza, perché rinnovino nel suo amore il sacrificio redentore e preparino ai tuoi figli il convito pasquale. Servi premurosi del tuo popolo, lo nutrano con la parola e lo santifichino con i sacramenti, donando la vita per te e per la salvezza dei fratelli. Si conformino all'immagine di Cristo e ti rendano sempre testimonianza di fede e di amore. E noi, o Signore, insieme con tutti gli angeli e i santi, cantiamo con esultanza l'inno della tua lode. Santo, sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continua ad adunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offre al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti
in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Sant'Antonino, Sant'Erberto, Sant'Amato, Sant'Antonio di Padova e tutti i santi, nostri intercessori, presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Pasquale, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo regno, tua la potenza e la gloria di secoli.
Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. In Cristo Gesù, pace e resurrezione, scambiatevi il dono della pace. Sangue, Signore Gesù Cristo, non diventi per noi giudizio di condanna, ma per tua misericordia sia rimedio e difesa dell'anima e del corpo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla sua mensa, ma ci sono soltanto la parola di Gesù. Amen. Grazie.
Thank you.
Preghiamo. Concedi, Dio onnipotente, che rinnovati dai santi misteri diffondiamo nel mondo il buon profumo del Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Ci mettiamo seduti. In questo momento non nego di essere emozionato e penso che sia anche abbastanza normale. Emozionato perché mai avrei pensato un anno fa di essere qui successore di Don Donato come vicario generale, in questa chiesa cattedrale che è il cuore della nostra arcidiocesi. Quando oggi l'arcivescovo mi ha chiesto di fare un saluto, il primo pensiero è stato proprio per Don Donato, che fino a qualche anno fa, quando nel Giovedì Santo faceva il suo saluto, iniziava almeno 15 giorni prima a prepararlo e dovevamo fare almeno 3 letture di correzione per dire con quanta precisione e puntualità lui ci teneva a porgere un saluto che fosse la sintesi del cammino annuale della nostra Chiesa. Io questa sera non faccio questo, io questa sera voglio semplicemente aprire un po' il mio cuore a voi per un bisogno di riconoscenza e di gratitudine. Il pensiero primo che mi è venuto alla mente quando il Vescovo oggi, prima di pranzo, mi ha chiesto appunto di fare questo saluto, è stato un pensiero legato a questo luogo. Mi sono ricordato che la prima volta che sono entrato in questa chiesa è stato un giorno, indefinito perché non ricordo quale fosse, però ricordo che era un giorno della settimana in Albis. Avevamo da poco celebrato la prima Pasqua dopo il terremoto con grande difficoltà perché ci dovevamo, diciamo così, industriare un po' su tutto. Ricordo l'impegno per preparare il cero pasquale nella comunità di Lioni, dove allora ero arrivato da poco come volontario. E venni in questa chiesa cattedrale, che allora era sventrata per la furia del terremoto, insieme a Padre Anselmo. Padre Anselmo da poco
da qualche mese, subito dopo il terremoto, era stato insignito, era stato caricato della responsabilità della parrocchia di Lioni, che era in quel momento vacante perché l'arciprete calvanese nel giugno del 1980 aveva avuto un ictus e non era più purtroppo in grado di portare avanti la cura pastorale. E Padre Anselmo mi aveva accompagnato, insieme a un suo parente, per una sorta di pomeriggio premio. Sapeva che a me piaceva conoscere i luoghi, gli ambienti, le cose storiche, e mi accompagnò in un giro che iniziò da Conza, e anche là, con la spregiudicatezza dei 19 anni, mi avventurai tra le macerie della cattedrale, arrivando fino alla sacrestia. Padre Anselmo che diceva: dove vai? È pericoloso. Ma non ascoltavo, volevo vedere, conoscere. Poi passammo a Morra, poi a Guardia e poi venimmo a Sant'Angelo, qui in cattedrale. La porta era sfondata, macerie dappertutto. Era veramente un'immagine di grande desolazione. Oggi invece siamo qui, ormai quasi 44 anni dopo, in questa chiesa che anche nell'aspetto architettonico mostra tutto il suo splendore e la sua bellezza. E penso che questa chiesa sia l'immagine di pietra di quella che è la chiesa viva, la chiesa popolo di Dio, la chiesa che vive in Altirpinia, che siamo noi. Una chiesa che in questi anni, in questi decenni, ha fatto un grande cammino e oggi mostra il suo volto bello, il suo volto di speranza, il suo volto luminoso a tutti. Questa chiesa che per me è madre, perché mi ha accolto, ecco l'accoglienza di cui ci parlava anche Don Pasquale nell'omelia. E proprio il sentire l'accoglienza mi ha portato a desiderare di vivere il sacerdozio in questa chiesa. Fin dall'inizio io mi sono sentito accolto, accolto dal presbiterio, accolto dal popolo di Dio, accolto dalle religiose e dai religiosi. I primi tempi li ho passati nella comunità dei frati francescani di Lioni, vivendo con loro nel prefabbricato. L'accoglienza è stata la cosa più bella. In quel momento di grande confusione, anche di disorientamento, l'umanità viva mi ha coinvolto, affascinato, e ho sentito che il Signore mi diceva che qui era la terra dove dovevo fermarmi per vivere il dono grande del sacerdozio. Ecco, il mio augurio, Don Pasquale, è che noi possiamo come Chiesa continuare a mostrare questo volto bello, soprattutto ad essere una Chiesa accogliente. E quello che per me è stato fondamentale è stata l'accoglienza dei sacerdoti, di un sacerdote, Padre Anselmo, che mi ha proprio accompagnato. Io conservo ancora tutte le sue lettere con le quali mi comunicava quello che avveniva, e la ripresa lenta che c'era anche nella vita pastorale, nella vita liturgica della comunità di Lioni e della comunità diocesana. E poi un'altra cosa per me fondamentale, proprio il segno più forte di questa accoglienza, fu il 30 dicembre dell'81, quando per la prima volta incontrai il Vescovo a tu per tu. Lo avevo già incontrato in qualche celebrazione, ma sempre così, in maniera
occasionale, e là sentì veramente tutta la forza di questo padre, di quest'uomo di grande fede e anche di grande coraggio, e là non ebbi più esitazioni e dissi sì, io sarò prete e lo sarò in Irpinia. C'è anche un altro particolare, questo è un po' più leggero. Quando venimmo a Sant'Angelo, entrammo venendo da Guardia, dal Petrile, i sant'angiolesi conoscono benissimo, e era uno scenario apocalittico, purtroppo. Più o meno all'altezza di dove adesso c'è l'ufficio postale, Padre Anselmo fece fermare la macchina, perché vide che c'era l'allora vicario generale, Monsignor Chiusano. La cosa che mi colpì in quel disastro naturale e materiale, quest'uomo era impeccabile nella sua talare nera, nel suo comportamento fiero, mi imputeva un grande timore, un grande rispetto. Era, ecco, fiero. Adesso lo leggo come la forza di questa nostra Chiesa, anche nel momento più tragico. Non crolla, ma si rialza e va avanti. E con la benedizione di Dio andremo avanti. Io cercherò di svolgere con tutto me stesso questo incarico che Don Pasquale mi ha affidato di vicario generale. Sento il peso di questa responsabilità, non lo nego, da ormai sono 12-13 giorni che è stata ufficializzata la nomina, ma confido nel Signore. So di avere dei fratelli sacerdoti vicini, schietti, autentici, che come me amano questa Chiesa. So che c'è un popolo di Dio pieno di forza e di voglia di crescere, e continuiamo il cammino nel nome del Signore. Grazie. Carissimi confratelli, in questa celebrazione eucaristica abbiamo benedetto il crisma, l'olio dei catecumeni e degli infermi, per sottolineare il mistero della Chiesa come sacramento di Cristo, che santifica ogni realtà e situazione di vita. A voi sono ora affidati. Rispettate, venerate e conservate con cura particolare questi oli, segni della grazia di Dio. Le persone, i luoghi e le cose che saranno da essi segnati possano risplendere nella stessa santità di Dio. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Inchinatevi per la benedizione. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Che gli ha fatto sempre. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio.
andate in pace. Rendiamo grazie. Thank you.